Gli acquisti online sono ormai diffusissimi, soprattutto tra i più giovani, ma anche i malviventi sono diventati tecnologici e non mancano truffe, raggiri o altre spiacevoli sorprese. In campo per promuovere la cultura della sicurezza e la prevenzione dei fenomeni di criminalità, anche Poste italiane che raccomanda alcune semplici regole per evitare ai cittadini problemi. Inaugurato un nuovo centro antifrodi che vigila 24 ore su 24 sulle transazioni effettuate nei 186 uffici postali della provincia di Como e online. A le carte di pagamento, sulle operazioni di e-commerce e su quelle del ramo assicurativo. Più di 100 gli specialisti impiegati con ampia esperienza alle spalle nel campo della cyber security assieme ai giovani neolaureati selezionati all'interno delle università. Quindi vengono ribaditi alcuni consigli pratici. Nessuno chiederà mai né al telefono né attraverso altri canali di fornire dati riservati come utenza, password o codici. Se qualcuno anche presentandosi come un operatore dell'azienda li chiedesse si tratterà di un tentativo di frode. Allo stesso tempo, mai rispondere a email, sms, telefonate o chat in cui vengono segnalati fantomatici problemi di sicurezza con imminenti blocchi di operatività. Va sempre poi controllata l'attendibilità di un'email prima di aprirla, verificando che il mittente sia conosciuto e identificato. Da messaggi sospetti, non scaricare allegati né cliccare su link. Eventuali messaggi di phishing vanno segnalati e poi cancellati. I truffatori, spiega Alessandra Maida, responsabile gestione frodi Nordofa. Ovest, di Poste Italiane non possono fare nulla senza il vostro aiuto. Pertanto la prima cosa alla quale prestare la massima attenzione sono i falsi operatori di call center. Poste non chiede mai nessuna modalità, le credenziali di accesso, i codici di sicurezza, i PIN di carte di credito, né chiede mai di installare app come strumento per la sicurezza.